sono a casa di sicuro che io mi sono incespicata. Non è così. Questa speciale puntata di Armonie Culturali la faremo con Io sono l'amore. Cos'è? Chi è? Perché? È un splendido racconto di Giovanna Politi che descrive la vita, il percorso esistenziale fatto di sofferenza, amore, gioia e problemi che ha una ragazza sorda. È bello il racconto perché è pieno di colpi di scena, non si snoda attraverso vicende particolarmente significative dal punto di vista della trama, ma bellissimo perché Giovanna racconta questo mondo della sordità che spesso non è stato esplorato, facendo emergere tutta una serie di aspetti che ai più sono sconosciuti. Ha fatto veramente un bellissimo lavoro. Il lavoro non si potrebbe raccontare in due parole e non è un invito alla lettura di tale racconto, un invito scontato, ma da parte di chi ha letto e si è innamorata di questo racconto e libro pienissimo di significati, non può che essere la mia considerazione dire: se non lo leggete non potrete vivere le emozioni e non potrete avere in dono ciò che lei vuole trasmettere, perché l'autrice vive in prima persona e ti fa rivivere quello che vive sulla sua pelle. Hai detto benissimo, anche perché lei non ha costruito questa storia, come dire, inventandosela, ma è stata costruita attraverso un rapporto di amicizia molto stretta con una ragazza sorda, con la quale è stata a contatto per moltissimo tempo e che gli ha fatto scoprire questo mondo. E devo dire che Giovanna, la grande donna, la grandissima abilità di saper raccontare le cose, che poi è la sua caratteristica principale, quindi il connubio tra storia particolarmente significativa dal punto di vista emotivo e dalla capacità della scrittrice di saperlo raccontare è venuta fuori una bellissima opera. Bene, io adesso con me Antonio Chiefallo, al quale voglio rubare altro tempo, è proprio perché siamo in gergo tecnico in esterna, esternamente proprio non durante il corso di questa bella presentazione. Io approfitto e gli faccio la mia domanda personalissima. All'inizio hai risposto sì, il silenzio sì, perché il comunicare sì, Giovanna sa comunicare. Ieri sera con un mio amico ingegnere si valutava questa possibilità. Oggi c'è chi comunica, c'è chi pensa di comunicare, c'è chi consapevolmente non vuole comunicare. Cosa vuol dire sapere comunicare oggi? Ma intanto è un dono. Perché ci sono diverse forme di comunicazione. Giovanna è il dono di saper trasmettere le emozioni. Noi per esempio stiamo comunicando ai nostri cari vicini, la dottoressa Mancini, il dottor Giovanni De Grazia, cioè che stiamo organizzando e parlando di un qualcosa di bello che si verificherà, cioè il non parlato e anche la gestualità fa parte più di quanto noi immaginiamo della nostra comunicazione. Sicuramente. Giovanna, ti dicevo, ha la capacità di raccontare emozioni e storie. C'è chi ha la capacità di comunicare vicende di carattere politico, cronaca, e c'è chi ha anche il dono di comunicare senza aver bisogno di utilizzare particolari artifici. La comunicazione si manifesta in molti modi, purtroppo anche in forme negative, perché c'è chi ha l'abilità di comunicare anche fatti molto negativi e disdicevoli. È l'ultima cosa che ti sto per chiedere. Immagina di fare un esempio di come comunicare, poiché io lo posso dire, non mi controbattere, sai comunicare, una cosa positiva. Voglio vedere quante cose esprimi, quanti valori e sentimenti. Abbiamo detto in anteprima che quando si comunica ancora di più col non verbale che col verbale, poi chi ci mette il suo saper verbale tocca il top, come te. Ma l'unico emozionato? Diciamo che ogni volta che si iniziano queste esperienze c'è sempre un elemento di emotività, anche perché io scelgo accuratamente le cose a cui partecipare, per cui mi faccio trasportare. Ma le cose che vorrei comunicare in questo periodo sono soprattutto quelle di far cercare, e lo faccio anche andando nelle scuole, parlando con molte persone, di ragionare con la propria testa.
stare attento a quello che succede attorno, non farsi trascinare dalla corrente, ma avere la capacità di valutare i fenomeni e quello che ci accade attorno con attenzione, perché oggi c'è scarsa attenzione rispetto alle cose della vita, ai fatti politici, e di questo se ne approfittano imbroglioni e persone che sono senza scrupoli. Davvero l'ultimissima cosa, io ho visto passare un tipo, diciamo che per me è un bel tipo, e mi sono emozionata. Ma allora, a favore di telecamera. State registrando? Sì. No, 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 è una prova. Comunicare è emozionare? Sì, sì, poi quando abbiamo determinate persone, determinati ospiti, diventa ancora più bello, insomma, questa è comunicazione pura, comunicazione d'amore, anche erotica, è un bicchiere di vino rosso. Ripeti nel titolo. La trattino amore. A-A, cercasi A. Amore, ne abbiamo un disperato bisogno, però di quello vero, non di quello... Parlare è comunicare? Certo. Comunicare è emozionare? Certo. Quanto? Quello che ti ha detto lui. Quanto? Tantissimo. Dimmi idem. Idem, compagno. Entriamo e seguiamo questa bella presentazione. C'è ospite anche un personaggio che in genere fa un altro lavoro oggi. Sì, c'è... Magistrato, sì, magistrato, ufficialmente. Salvatore Cosentino, che reciterà un monologo ispirato alla storia di Giovanna e che è davvero un unicum nel panorama culturale e giuridico italiano, perché è un magistrato giovanissimo, era magistrato già a 25 anni, è stato procuratore della Repubblica a Locri per diversi anni, adesso è procuratore presso la Corte di Appello di Lecce, però è docente universitario e soprattutto una grandissima passione per il teatro, compone dei monologhi che recita lui stesso, è un personaggio veramente sui generis che stasera sono sicuro ci regalerà dei bei momenti. Mi accompagni da Giovanna e dal magistrato? Andiamo. Allora, intanto grazie molte per essere intervenuti stasera in quella che sarà una, sono sicuro, una bellissima serata insieme. Giovanna Politi ritorna a Lamezia un anno dopo con un nuovo romanzo che è veramente un... due anni dopo con un nuovo romanzo che è veramente un bel lavoro. Io non voglio farla lunga nella mia introduzione perché avremo una serata abbastanza corposa, voglio soltanto che voi sappiate che Giovanna ormai è una autrice collaudata, questo libro racconta un'intensa storia relativa a una protagonista sorda e di cui si ricostruisce il percorso esistenziale attraverso le sue vicende sentimentali anche di vita. La cosa importante che mi premeva dirvi è che al netto della capacità straordinaria di Giovanna di raccontare sentimenti, emozioni e di avere scardinato questo mondo in maniera veramente trascinante, ha costruito un racconto che è avvincente anche sotto il profilo della trama, con tutta una serie di, tra virgolette, colpi di scena che rendono la lettura del libro assolutamente coinvolgente. Insieme a Giovanna stasera ci sarà Angela che racconterà o comunque vi racconterà alcune il suo punto di vista sul racconto, c'è Ugo Floro che voi conoscete, giornalista e grande amico, non manca mai gli appuntamenti importanti che noi promuoviamo, e stasera abbiamo anche il piacere di avere il dottor Salvatore Cosentino che è un grande amante della Calabria. Io sono l'amore, amore. Il titolo, Giovanna Politi, cosa vuol dire già scritto in cotal maniera? Diciamo che è una mia libera interpretazione, ho voluto immaginare un alfa privativo e un mors mortis dal latino, quindi ho voluto immaginare senza morte, giacché secondo me chi ha avuto il privilegio di amare ed essere amato si è salvato dalla precarietà della vita stessa e quindi dalla morte. Il messaggio di questo libro, quale vuole essere nella sua realtà e nel suo essere sviscerato a quelli che non hanno idea di cosa possa contenere o potrebbero dare solo per scontato il contenuto?
Allora, questo è un libro che parla di una ragazza sorda, però ovviamente non è un saggio sulla sordità, racconta una storia d'amore dal punto di vista di un sordo, cioè racconta il sentire oltre l'udibile, perché mi sono chiesta come potesse una persona che non può comunicare come facciamo noi, insomma ascoltando e parlando, come potesse esprimere le emozioni. Ho frequentato per 2 anni un istituto per sordi, soprattutto una ragazza, Manuela, che mi ha insegnato veramente tantissime cose, è un mondo che mi ha arricchito, quindi racconto l'amore attraverso il sentire oltre l'udibile. Giovanna Politi, il desiderio di scrivere a volte viene anche manifestato a volte poiché qualcuno pensa di comunicare agli altri le sue sensazioni, i sentimenti e anche le esperienze della vita. Insieme a questa raccolta, all'esperienza raccolta dal proprio cuore e dimostrata nello scrivere questo libro, quali altre sensazioni e sentimenti muovono, spingono noi donne? Beh, sicuramente quando si scrive si mette fuori il proprio mondo emotivo, il corredo emozionale, il mondo esperienziale, quindi ovviamente parliamo di passione, parliamo di sentimenti, di emozioni. Nel mio libro si tratta molto anche il tema del peccato, ho sdoganato tutta l'idea di peccato, tutta l'idea di giudizio, di gogna, quindi ho messo fuori, diciamo, tutto un mio mondo, un mio modo di pensare e ho voluto confrontarmi, comunicare e condividerlo con gli altri. C'è una difficoltà o una facilità nel comunicare i sentimenti rispetto a qualunque altro argomento? Beh, diciamo che parlare d'amore e di emozioni mi piace facile, perché comunque ho imparato a scandagliare l'animo umano profondamente e a comunicare senza sovrastrutture cerebrali. Ho imparato a denudarmi nel corso degli anni e la scrittura ha anche questo potere magico, appunto, di catartico, di farci, di liberarci da ogni zavorra, da ogni limite, di esprimerci completamente, anche perché poi il lettore questo lo capisce, se siamo sinceri e veri lo capisce. Passa, comunicare l'amore, i sentimenti, in tal modo passa. Quando sarebbe stata meno bella la mia vita se non ti avessi amato? Eh sì, quanto sarebbe stata meno bella, perché l'amore, anche se è durato un tempo breve, comunque ci ha arricchito sempre, ci ha lasciato un qualcosa che secondo me, se è stato vero, non passa. Quindi sì, mi sono chiesta tante volte quanto sarebbe stata meno bella la mia vita se non avessi amato. Meglio amare o non amare? Amare non è a tempo. Amare sempre ne vale la pena. In fondo, secondo me, lo scopo di noi esseri umani è amare ed essere amati. Amare non è a tempo e amare non ha tempo, è bella sta storia? Assolutamente sì, non ha tempo perché a qualsiasi età ci si può innamorare e non è a tempo perché se si è amato veramente non si smette mai, magari cambia la modalità, cambia la forma, però non si smette mai. Adesso io vado e mi compro il libro, io sono l'amore. Ringrazio Angela Sposato, donna di grande cultura, di grandi capacità e sensibilità, di cui mi onoro, insomma, stasera mi onoro di averla al mio fianco. Ringrazio Salvatore, ma ormai Salvatore lo ringrazio quotidianamente per essere sempre al mio fianco. Come vi ha detto poco fa Antonio, è una persona straordinaria, capace di entrare negli argomenti, di sviscerarli senza tedio e senza noia. Quindi lo ringrazio per essere al mio fianco anche in questa circostanza. Lui ama la Calabria, tant'è che, pentito di essere rientrato a Lecce, ha lasciato il cuore all'Opri. No, perché quando si invecchia poi fai quella carriera e arrivi in procura generale. Però io ancora ho una casa di cui pago l'affitto all'Opri, perché lo spazio ha un apprezzo, quindi già l'idea di poter dire io torno ogni tanto all'Opri, vale la pena di tenere una casa in cui, per dire, parte del tuo cuore proprio, è anche proprio tangibile, patrimoniale dell'amore per la Calabria. Io ringrazio Giovanna perché forse un paio di mesi fa ci educa al sentire, il sentire oltre l'udibile, quindi non è detto che chi ascolta senta, il sentire attiene, e qui diciamo divento un po' spinoziana Giovanna, il sentire attiene ai sensi, ma non solo quelli che conosciamo, perché noi di sensi ne abbiamo tanti. Presidente dell'ENS Calabria, il dottor Miriello, oggi è con noi e ci spiega soprattutto la sua felicità, perché in un libro è stata trattata la disabilità molto particolare, che è quella esattamente del non riuscire a parlare bene.
Io sono sorda, ovviamente non posso parlare davanti al microfono. Grazie per l'invito, grazie per l'invito anche perché trattiamo un argomento molto importante. Ha conosciuto, la scrittrice ha avuto modo di conoscere il mondo dei sordi e spiegando in questo libro ha spiegato le difficoltà comunicative. Ci sono vari tipi di disabilità, però quella del sordo, del mondo dei sordi è quella invisibile perché non tutti la riescono a vedere. Abbiamo il supporto della lingua dei segni, quindi grazie anche alle traduzioni che ci vengono fornite. ENS è questo ente regionale, ma noi chiediamo e facciamo solo questa considerazione. Comunicare oggi è possibile in tanti modi? Noi nell'Ente Nazionale Sordi da Difente continua con questa lotta per il riconoscimento della lingua dei segni, anche perché all'interno delle scuole ci sono molti sordi, ragazzi sordi che non hanno l'assistente alla comunicazione e quindi hanno difficoltà ad andare avanti nella comunicazione. Ora, oggi c'è la presenza e quindi più facile comunicare. Non è un luogo comune. Il mio esprimermi adesso, ma a volte si comunica di più con il silenzio? Sì, in realtà è vero, perché allora viviamo in una piena integrazione. Mi manca l'udito, però grazie alla LIS ho una maggiore comunicazione con tutti gli altri. Quindi è un invito anche a seguire la LIS in questo caso? Sì, certo, anche perché noi stiamo pubblicizzando il riconoscimento della lingua dei segni, stiamo lottando per il riconoscimento, quindi far vedere che c'è questo mondo può dare la possibilità di dare tanti servizi nei vari posti, in più abbiamo meno possibilità di servizio negli uffici pubblici. Io mi prefiggo sempre di superare quel limite, anche ai miei figli ho sempre insegnato di misurarsi con oltre il possibile, perché altrimenti se ci accontentiamo del possibile abbiamo già esaurito il nostro campo anche dal punto di vista della conoscenza, dell'entusiasmo. In fondo una persona intelligente è una persona curiosa e la persona curiosa si spinge sempre oltre per guardare fuori dalla finestra, per scorgere nuovi panorami. Quindi questo andare oltre per me è proprio simbolo di superarsi nei limiti personali e di superare, ecco, anche per esempio questa esperienza che io ho voluto fare. Ho voluto farla perché altrimenti avrei potuto raccontare una storia, avrei potuto romanzare un'altra qualsiasi storia partendo dal punto di vista di una persona udente. Invece ho voluto superare un mio limite, perché comunque io nell'impatto con un mondo diverso dal mio avevo anche il limite della soggezione, di non poter più di tanto comprendere, di non essere accettata, tante cose. Invece ho voluto superarmi in questo limite e ho abbattuto poi tutti i miei muri, tutti i miei limiti sono caduti, come quella straordinaria volta, Salvatore, che siamo andati in carcere a fare uno spettacolo, sì. Anche Salvatore Cosentino era in questa situazione. Siamo andati esattamente il 21 marzo scorso, in occasione della giornata mondiale della poesia, abbiamo portato uno spettacolo di arte, in cui appunto Salvatore ha fatto anche lì uno straordinario monologo, l'unico che non io lì. Sì, con Giovanna fece con artificio, sì. Fece in modo che... Sì, sì, poi praticamente facemmo in modo che... Io ho compreso che... Non, come diceva Rousseau, l'essere umano nasce buono, è la società che lo corrompe, quindi la fortuna o la sfortuna è quella di essere nati in una famiglia che ci abbia potuto educare alla bellezza oppure che a 3 anni ci abbia potuto mandare a spacciare. Quindi di conseguenza lì ho superato un altro limite. Mi piace sempre superarmi nei limiti, perché sentirmi limitata, il limite è finito, è una cosa finita, no? Quindi sentirmi limitata mi farebbe sentire finita. Quindi vado sempre oltre per cercare di guadagnarmi quello sprazzo di infinito. Siamo col dottor Salvatore Cosentino. Professione, magistrato. E o ma? No, professione uomo.
che poi si declina in varie occupazioni, discipline come il mondo della legge, il mondo del teatro e il mondo dell'umanità, appunto, che si può leggere attraverso il mondo dei tribunali e il mondo dei palcoscenici. Pirandello diceva che il palcoscenico è il luogo dove si gioca a fare sul serio. Allora anche le aule di udienza sono luoghi dove seriamente si giocano le scene di quella tragicommedia che interpretiamo tutti, che chiamiamo vita. Invece possiamo capovolgere la situazione? Cioè? Nella vita che cosa si vive apparentemente seriamente, invece è tutta una commedia, quando questa diventa commedia? No, si vivono delle commedie molto serie, secondo me. Bisogna non prendersi troppo sul serio, ma fare le cose sul serio. Quanto è importante avere la consapevolezza che io sto vivendo in maniera da commediante? No, commediante no. Bisogna avere la consapevolezza di vivere intensamente. Poi il commediante è uno che recita. Nel mio caso io narro delle cose che faccio, che mi succedono. No, non era riferita a lei, ho però. Ho capito, in generale tutti dovrebbero raccontare la propria storia con onestà intellettuale. La commedia può essere una maschera, però deve essere una convenzione. Bisogna che ci sia l'accordo con te stesso soprattutto, quella è una maschera. Se no poi ti prendi in giro da solo. L'onestà intellettuale implica un percorso di maturità. Sì. Uno step almeno desiderato e voluto, percorso e raggiunto. Step, perché italiano, un passo, abbiamo una lingua stupenda, tu sei una giornalista, scusa, un passo voluto, è un passo anche sofferto tante volte, no? Però desiderare vuol dire poi raggiungerlo, quell'obiettivo, dopo il passo. Il desiderio è un modo per arrivare in maniera intensa e spesso divertente. Siamo consapevoli oggi che talvolta manca il desiderio. È vero. Manca il desiderio, manca la passione, che parola, giusto che giochiamo con le parole, anfibia, perché passione è da un lato sì il godimento, dall'altro è patire, quindi. E allora adesso svisceremo questo prima di chiudere. Oggi talvolta si patisce perché? Perché si patisce oggi? Ma voglio essere consapevole, mi malcelo o mi obbligo a essere ipocrita? Più facilmente quale massa emerge? Quella che per sopravvivere e galleggiare fa finta di? O chi non desidera più? La massa, quale massa emerge? La massa informe dell'ipocrisia. Che dobbiamo cercare di... Adesso allora al magistrato chiedo, come si può fare luce e dare indirizzo alla massa informe, soprattutto quando alla massa informe appartengono giovani e giovanissimi che vanno formati, di cui noi adulti abbiamo l'obbligo di... Il magistrato agisce a babbo morto, quindi come momento repressivo, e quindi può fare i processi e sanzionare chi sbaglia. Poi si potrebbe anche, ma non è del magistrato, ma di tutti, fare un'opera di prevenzione attraverso appunto quello che diceva Pitagora: impariamo a educarli da piccoli, non ci sarà alcun bisogno di punirli da grandi. Mi serve solo l'ultimo assist, quindi in cosa può aiutare molto seriamente l'arte propedeutica, l'arte del teatro? Cosa può aiutare? L'arte del teatro, sì? L'arte sì? Di narrare, sì? Narrarsi, in cosa può aiutare o essere propedeutica quest'arte? Allora, può aiutare a capirsi meglio e a farsi capire, quindi la comunicazione. Oggi siamo una civiltà che sembra comunicare al massimo, secondo me non si comunica più. Eppure la chiamano civiltà della comunicazione, dei media. Quindi può servire a questo, a leggersi e a leggere ad altri. Serve l'amore? Serve la passione in quello che fai. L'amore è una forma di passione. Però è una specie del genere. Cioè? Una specie del genere, passione genere, tante specie di passione fra cui l'amore. Il libro a che cosa appartiene, alla specie? Ma il libro parla di tante cose, parla di amore, ma non per forza nel senso classico del termine, parla di sordi, che vanno chiamati sordi e non udenti perché è ipocrisia, a proposito di massa informe di ipocrisia, e parla del fatto che spesso un handicap può diventare una risorsa, per cui non avere un senso per il principio fisico, fra l'altro, dei vasi comunicanti può aiutare a sviluppare gli altri. Camilleri dice che ci vede molto di più adesso che è cieco. Massa informi alle quali dare una direzione come compito e come saluto. Si comunica di più col silenzio o dobbiamo dare comunque questo taglio e suggerimento a chi oggi è ancora informe, in movimento ormonale giovanile?
Si può comunicare col silenzio, si parla di silenzi assordanti, si può comunicare con i gesti, si può comunicare con le parole, dipende dal caso concreto. Dottor Cosentino, quando è che si comunica senza parlare? Quando ti guardi intensamente o quando agisci in modo che la tua azione o anche omissione sia un esempio al di là delle parole, che spesso sono vacue e qualche volta sono un modo per fuorviare. È meglio comunicare senza parlare nel rapporto a due o in altri tipi di rapporti? Beh, dipende anche dalla partner, se parliamo di rapporto a due. Dipende. Io ho comunicato con le parole e anche con i gesti. Sono poche incursioni belliche da fare in un libro del genere, perché ti prende, ti emoziona. È difficile parlare di questo libro stando attenti a non valicare il confine, no, della trama, perché ci sono episodi così belli, ci sono incroci anche mozzafiato, ci sono colpi di scena che sono dei veri e propri botti emotivi, che si rischia di bruciarne la trama, la quale invece va goduta. Questo libro è un succo di frutta, come mi piace dire, il succo del frutto più buono che ci piace, e quindi si tranguggia, questo essere parlati, in pochissime ore, forse veramente in poche ore. Un libro che appena si inizia a leggere poi c'è la voglia di andare fino alla fine, e questo ne testimonia il successo, testimonia la crescita di Giovanna, della cui crescita mi è onoro di essere un silenzioso testimone. Parlo ogni tanto con Giovanna, ora ci dovevamo vedere da diverso tempo, ci siamo sentiti qualche giorno fa in radio quando ho avuto il piacere di intervistarla. E molto spesso intervisto persone, scrittori, letterati, e mi sto rendendo conto che noi stiamo incrociando positivamente una nuova onda letteraria, una new wave letteraria, si direbbe. Con Ippolita ne abbiamo parlato prima, oggi sei scura, però sei sempre tu. C'è questa nuova onda di scrittori calabresi, pugliesi, lucani, di un sud che si sta via via affrancando da quell'orrendo meridionalismo piagnone palloso. Basta! I nostri luoghi letterari non possono essere più i luoghi della tragedia, del sottosviluppo. Cioè, ho letto così tanti saggi di meridionalismo un po' piagnone, dottor Cosentino, che a volte ho avuto il dubbio che perché sorgesse l'amore ci volesse lo sviluppo e il decoro del porto di Gioia Tauro. Mi esprimo in prima persona proprio perché per parlare di sordità ho dovuto, anzi a proposito saluto la rappresentanza dell'ENS, nonché il presidente che mi hanno onorato di essere qui stasera, e anche l'interprete di Lis. Per entrare a raccontare questo mondo che io amo definire silente o ovattato, ho dovuto necessariamente fare un'esperienza, perché ovviamente quando parliamo di qualcosa che non ci appartiene non possiamo prendere notizie. Io ho letto anche tantissimi libri, tra cui Sentire voci di Oliver Sacks, che è una meraviglia, lo consiglio a tutti, però ovviamente non basta prendere notizie, bisogna fare l'esperienza, come i grandi attori per immedesimarsi in un ruolo provano a vivere per un anno, per sei mesi sulla sedia a rotelle, provano a vivere tra gli alcolisti, per immedesimarsi e per trasporre con sincerità l'effettivo sentimento di quello che si vuole descrivere, bisogna fare l'esperienza. Per cui ho frequentato una ragazza sorda per circa 2 anni. È una melodia, perché loro l'accompagnano poi con i gesti, con i movimenti. Poi mi hanno insegnato la meraviglia dell'ascolto empatico, quello di cui tanto le nuove frontiere olistiche parlano, l'ascolto empatico che a noi udenti purtroppo a volte sfugge, perché maleducatamente spesso, mentre ci relazioniamo con un altro essere umano, noi che cerchiamo sempre di essere connessi virtualmente e poco dal punto di vista umano, ci distraiamo, guardiamo altrove, guardiamo molto spesso il cellulare, e ci perdiamo quella meraviglia del guardarsi negli occhi, che
ci permette di non farci sfuggire tutte quelle meravigliose sfumature, anche tutte quelle, quei possibili fraintendimenti che ci sono nel non guardarsi, perché la semplice parola è fallibile, può essere anche, può provocare anche appunto fraintendimenti, può essere insomma a volte anche porci dei tranelli. Invece guardandoci negli occhi si colgono delle sfumature meravigliose, è impossibile fraintendersi. Quindi questo me l'hanno insegnato i sordi, sordi perché loro amano essere chiamati sordi e non udenti, in quanto loro considerano la loro non una disabilità, ma sono conoscitori di una lingua diversa dalla nostra, che è la LIS, che non è un linguaggio ma che è una lingua. Poi se noi non conosciamo la LIS, peggio per noi, come chi non conosce l'inglese e va a Londra, peggio per lui. Quindi loro si pongono a tu per tu, in una situazione di confronto con l'altro alla pari. Io sono brava a scrivere, un altro è bravo in matematica, io parlo la LIS e tu parli la tua lingua. Quindi semplicemente mi hanno insegnato il confronto, non ho colto in loro nessuna difficoltà se non nella fase adolescenziale. Infatti questa ragazza mi ha raccontato tutto il processo e la sofferenza nella fase adolescenziale, nell'inserimento scolastico, nella forma di bullismo di cui spesso soffrono anche, voglio dire, in generale i ragazzi e non solo i sordi, che però poi nella maturazione si è completamente risolta. Ecco, quindi questi due anni, per tornare alla matrice della domanda, questi due anni a contatto con i sordi mi sono talmente investita di loro, mi sono talmente portata in questo mondo, che parlando poi di Livia, che è una ragazza sorda, ho voluto farlo in prima persona, perché io ero lì con lei a portare tutto il mio corredo emotivo, il mio mondo esperienziale, per comunicarlo, per raccontarlo agli altri come se fossi sorda io stessa. Quindi ho avuto proprio questo processo di empatia profonda, l'empatia per me è una parola meravigliosa, perché è quella straordinaria capacità che ci fa smettere i nostri panni e ci fa vestire quelli dell'altro, e quindi essendo entrata così in perfetta armonia, sintonia ed empatia con Emanuela, che è la ragazza sorda che ho frequentato, parlando di Livia l'ho fatto in prima persona. E di nuovo un saluto a tutti voi, un ringraziamento ad Antonio per averci invitato. Io so che ha contattato il mio segretario e ci ha invitato oggi a questa presentazione bellissima. Non nascondo la mia emozione per aver ascoltato delle parole eccezionali, e per questo non posso che di nuovo ringraziarti di cuore. E qualche giorno fa abbiamo ricevuto anche una copia del libro. Purtroppo i miei impegni istituzionali non mi hanno consentito di leggerlo, io purtroppo impegni familiari e istituzionali che mi occupano tutte le giornate, ma sicuramente non appena avrò qualche minuto libero mi dedicherò a questa lettura. E ringrazio Giovanna perché ha voluto raccontare, questo è il suo segno nome a proposito, si lega ai capelli, insomma si riferisce ai capelli corti, e magari a te Antonio diamo questo segno nome per la barba, ecco. E fa parte della cultura sorda. E, come dicevo, devo ringraziare Giovanna sicuramente perché ci ha reso protagonisti, finalmente ha raccontato la nostra storia, una storia fatta di difficoltà, di anche quotidiane, ecco, tutte le nostre difficoltà che noi affrontiamo quotidianamente nella nostra vita personale. E come rappresentante dell'ENS io porto anche i saluti del presidente provinciale dell'ENS di Catanzaro, Mazza, vicepresidente Francesco Scalise e tutti gli altri soci. E come dicevo, l'ENS, di cui io sono appunto presidente regionale, è stato fondato nel 1932, ha una storia di 80 anni. E dopo 10 anni è stato riconosciuto ente morale per la tutela e dei diritti delle persone sorde. E da 80 anni ovviamente si batte per la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità uditiva. Ovviamente noi abbiamo affrontato una vita fatta di difficoltà, le difficoltà ovviamente a partire dall'età scolastica, quando ero piccolo non ero affiancato da assistenti alla comunicazione. L'ENS si è battuto per questo, per garantire gli assistenti alla comunicazione nelle scuole. Pensiamo anche alle difficoltà che noi affrontiamo oggi nell'ambito lavorativo, nella formazione professionale,
Quante volte io al lavoro quotidianamente sono isolato perché magari i miei colleghi parlano tra loro nella pausa, pensiamo alla pausa caffè, mentre io invece non ho la possibilità di comunicare con tutti. Magari ho, il mio impegno è stato quello di dare qualche segno, insegnare tra virgolette qualche segno ai miei colleghi per scambiarci almeno il minimo indispensabile. Fra i detenuti brasiliani si è accesa la luce di un'alternativa alla pena. È un esperimento varato in 4 carceri, grazie a una legge appunto appena approvata. Dice che ogni detenuto potrà leggere un libro al mese di letteratura, filosofia o scienza, cioè quindi temi importanti, farne una relazione scritta con proprietà di linguaggio e accuratezza, dimostrando di averne compreso il valore, il senso, e ottenere in cambio 4 giorni di sconto pena. Non più di un libro ovviamente al mese per ora, quindi 12 libri all'anno, l'equivalente di 48 giorni di libertà in più. Libertà attraverso la lettura, davvero quindi più libri, più liberi. Del resto la lettura è una droga, solo che la droga crea dipendenza, la lettura crea indipendenza. Tempo fa vedevo Camilleri in televisione, raccontava un episodio sul grande drammaturgo Edoardo De Filippo. Era una delle prime volte che Edoardo De Filippo, anni 60, andava in televisione e commentava col produttore televisivo dicendo quel regista non ci capisce molto di televisione. Allora il produttore replicò: ma commendatore, quello ha scritto un libro sulla televisione. E Edoardo: ma boh, l'ha scritto, ma si vede che non se l'è letto. Perché questa è un'Italia in cui la prima metà scrive e la seconda non legge quello che la prima scrive. Secondo me spesso neanche gli scrittori, sospetto, leggono quello che scrivono. Insomma, tutti scrivono ma pochissimi leggono, e spesso chi scrive non ha mai letto. Lo fa in modo tale, fra l'altro, che le foreste dovrebbero vendicarsi per gli alberi che hanno perso per stampare quelle pagine. E ci vorrebbe un minuto di silenzio e di cordoglio nelle segherie per le segherie dove sono stati tagliati quegli alberi. Ecco, nel caso di Giovanna Politi gli alberi non si vendicheranno, secondo me, e lei potrà tranquillamente continuare a passeggiare, a camminare nelle foreste, perché ha ben scritto questo libro, lo ha ben letto e io credo che l'abbia anche ben riletto. Io sono qua a presentarlo, comunque a raccontarlo, perché secondo me alle presentazioni può essere utile in questo caso, ma non sempre è utile chiedere se com'è il tuo libro, perché che ti deve dire? Come chiedere all'oste se il vino è buono. Allora io preferisco berlo e poi appunto raccontarlo. E mi fa piacere che non tratti questo testo di cibo e di sesso, perché oggi si scrivono libri prevalentemente sul cibo, e poi brava, dice lei, poi non sa neanche cucinare, sul cibo e sul sesso. Siamo dominati dall'egida della dittatura delle sorelle Parodi, alle 50 10.000 sfumature di ogni colore. Insomma, d'accordo che il cibo è un modo di conservazione della vita e il sesso è un modo di continuazione della specie, però, e la signora mi perdonerà per il mio latinismo, penso dobbiamo uscire da questo binomio mangiare e scopare, cioè andare anche oltre, diciamo. E veniamo al testo. Se uno o una scrive libri, il migliore secondo me lo scrive poco dopo i 40 anni, perché prima è troppo presto e dopo è troppo tardi. Quindi il libro migliore è quello più autentico, più sincero e più vero, è quello in cui le parole sono esattamente quante devono essere, non una in più, non una di meno. E sono nel modo in cui devono essere, quindi profonde, precise ed essenziali. Ed è il libro che racconta un po' tutto di sé, infanzia, adolescenza, giovinezza, vita. È il libro che si confronta con l'esperienza di una maturità che comincia ad accarezzare il corpo e anche il pensiero, in questo caso di Giovanna. Allora, questo testo è la sintesi della sua relazione con gli altri, ma anche con se stessa, con i luoghi di dentro, dell'anima, della ragione, quelli che Gaber chiamava i luoghi del pensiero.
perché ognuno di noi ha un luogo del pensiero dove rifugiarsi, e quindi luoghi che poi diventano nel testo modelli di universo, e c'è tutto dentro quei luoghi, c'è la luce, il vento, il mare, la fortuna, la sfortuna, la serenità, la vertigine del tempo, il dolore, la felicità, l'incontro e l'addio, e poi ci sono anche il silenzio, il rumore, c'è tutto in quei luoghi. Il destino e la vita sono in quei luoghi. È un linguaggio semplice, fra l'altro, il suo, perché l'essenziale, il profondo di sé, pretende semplicità. Il rifiuto di ogni artificio, la sua letteratura. La rinuncia a ogni presunzione di stile, e direi la rinuncia a ogni presunzione in genere. Perché il libro migliore dice anche quello che non vorrebbe dire, quello che prende tutte le cose che si hanno, tutte quelle che non si hanno, e le si rovescia sulla pagina. E il nucleo tematico, direi anche semantico, che genera la parola di Giovanni, il suo testo, è rappresentato in tutti i suoi testi dalla passione come mezzo per sconfiggere il dolore. Quindi la passione come genere dell'amore, dicevamo prima, in quella intervista lunghissima, difficilissima, neanche all'università ho subito un supplizio del genere. Insomma, un complimento per chi si prepara. È bella cosa questa, perché mi hai preso lì. Ci sono giornalisti che si preparano. Infatti mi è molto piaciuto. Sono giornalisti che si preparano. E poi non te ne sei andata, perché politici e giornalisti arrivano e poi se ne vanno. Anzi, i politici spesso neanche vengono dicendo per pregressi impegni. Pregressi, ma se è pregresso, perché ti fa scrivere il nome sul manifesto? Vabbè. Di sopravvenuti, cioè non sanno parlare questi. E sono giornalisti. No, parlo dei politici spesso. Il sindaco per pregressi impegni, ma pregressi perché? Se è scritto il nome sulla destra. Saranno sopravvenuti, saranno posteriori, non pregressi. Quindi la passione come gesto esistenziale, come coscienza e come dimostrazione dell'essere vivi. E quindi è questa condizione della sua scrittura liberata, secondo me, da ogni sovrastruttura. Ecco, lei è ormai libera e quindi ci consegna le sue parole alla funzione di affabulazione, che mettono insieme fantasia e reale, anche verità e finzione, come tutte le cose che scrivi. Quindi una scrittura come oltrepassamento del visibile, come scoperta e come ricerca. Giovanna non si è fatta, come sempre, mancare niente, stavolta ben due prefazioni, una dalla parte dell'uomo e una dalla parte della donna, una postfazione, 172 pagine e 265 aforismi che costituiscono un po' il libretto di istruzioni scritto con l'apostrofo, per il funzionamento del cuore e anche di altri organi, appunto gli organi. Quindi un bel testo, in copertina c'è questa immagine che poi ho scoperto essere il vostro figlio, questo individuo. Questa persona di spalle. Ora un testo che ha una sua profondità, dei contenuti, una miniera di contenuti importanti, profondi ma mai pesanti. E qui il rischio della pesantezza c'era, visto che sono, appunto, si narrano storie importanti. Già l'incipit è bruciante. Lui mi fa girare, mi prende le mani, mi fa girare forte. E a me poi gira tutta la stanza intorno, girano gli occhi, gira il mondo, gira la terra e la testa, quella che lui mi ha fatto perdere 7 anni fa. È un testo che svela una cultura completa e ci dà anche delle pillole sullo stare al mondo, anche qualche ricetta sul senso dell'esistenza. Lei è una donna che sa ben guardare intorno a sé, e questo lo fanno in tanti, ma sa soprattutto guardare dentro di sé. Ho detto prima, più libri, più liberi. Ma vedete, anche se si sceglie l'amore, si sceglie la libertà, perché l'amore è l'arte dell'ascolto, degli altri sicuramente, ma anche di noi stessi. Allora lei ci prende per mano con questa tecnica mista di prosa e poesia, e con una poesia che a volte mi ricorda quella di Catullo, al netto, dico spesso, di Saffo e Lesbia, ovviamente, e ci racconta la differenza fra sentire e udire, perché si può ascoltare anche senza udire. Quindi questo testo è dedicato ai sordi, e le onde sonore sono vibrazioni, sono energia, sono vibrazioni dell'anima prima che vibrazioni fisiche. La persona sorda, cito, è investita, coinvolta, compenetrata dalle onde sonore, e quindi un handicap può diventare una risorsa. Udire meno
può sviluppare altri sensi, un po' come Camilleri, che dice la vista può distrarre dal pensiero. Camilleri sostiene che vede meglio adesso che è cieco. E quindi lei poi ci racconta, ci dispensa anche pillole di saggezza di vita, ci spiega la differenza fra gioia e felicità. La gioia è un fattore esogeno, la felicità è un moto dell'anima. E ci dona anche delle immagini, con un suo gusto per l'immagine, della dinamica dell'immagine. Secondo me poi questo testo potrebbe in qualche modo diventare anche un film, perché c'è anche delle tecniche proprio cinematografiche del narrare. Cinema. Il cinema però, attenzione, ci accende una luce dietro o davanti a noi. La letteratura accende sempre una luce dentro di noi, no? Quindi stile profondo, tematiche impegnate che rischierebbero di toccare anche il torbido, però sono sempre riscattate da questa luce della sua leggerezza. Insomma, in tempi assolutistici di Google direi che il suo motore di ricerca è l'emozione. È il valore della cultura che rende liberi, ma sempre, ripeto, l'insegna della leggerezza. Leggerezza che, attenzione, non è superficialità, molti la scambiano con superficialità, ma è compatibile con la profondità. Io amo giocare con le parole, quindi dico spesso un paradosso, che sembra un paradosso della fisica, ma non lo è dello spirito, come sono piene le persone leggere, come sono vuote le persone pesanti. E poi ci sono dei temi che affronta e che condivido tutti i giorni nel mio lavoro, sul mio lavoro, la bellezza che può essere la forma di prevenzione di ogni male. È proprio vero che la legalità non la fai soltanto con i codici o con le manette, ma anche con l'educazione, il dialogo, la cultura. E Sciascia Bufalino, che poi fu ripreso da Sciascia, sosteneva che la mafia non sarà sconfitta da un esercito della Digos, ma da un esercito di maestri elementari. E poi la descrizione di come si possa fare l'amore con uno strumento, vari temi, no? La capacità di raccontare, come sia difficile giudicare, anche questo è un tema che mi appartiene. Lorenzo è sposato e voi non giudicate, per favore, ci sono cose che non si possono spiegare né capire fino a quando non irrompono nella nostra vita fino a sconvolgerla, perché la gente è sempre pronta al giudizio, alla condanna, alla gogna. Del peccato altrui si gode. Lo si enfatizza per minimizzare il proprio. La gente parla quando non vive. E poi la giusta convinzione che noi esseri umani siamo materia in continuo mutamento, in evoluzione, mai staticità. Ancora l'ardua consapevolezza che quando siamo felici siamo egoisti. Quando si è felici, scrivi, si vive e basta. Non si ha tempo e voglia di raccontare. La meritoria valorizzazione degli insegnanti di sostegno mi è piaciuta molto, perché molti pensano che sia uno sfigato e invece ha un compito speciale. E poi delle belle dissertazioni sulla lingua, appunto, il linguaggio dei segni. E poi un'altra amara riflessione, che la codardia, la vigliaccheria paga sempre pegno prima o poi, e poi scrive: per il resto dei suoi giorni quel vigliacco vaga nel girone degli infelici, sembra Dante. E ancora cose che condivido: l'amore per il giallo, per il colore giallo, il gusto per la malinconia, hai ragione, bisogna coccolare la nostra malinconia, ripeto, la consapevolezza che ogni handicap, lo vediamo anche stasera, può diventare una risorsa, e infine il gusto per il presente, la meraviglia dell'istante, dobbiamo godercela, perché in realtà, se ci pensate, l'unico tempo possibile è il presente, noi abbiamo solo quello. E poi si parla di amore, di dolore, il dolore quando ti viene a cercare, tu non puoi fare altro che aprire la porta, ma secondo me, vedete, se vogliamo sia sopportabile, il dolore, mi spiace, adesso ho finito che stai stanca, stai reggendo, il dolore possiamo farcelo, dobbiamo farcelo amico. Guardarlo negli occhi, lasciarlo parlare, ascoltarlo e toccarlo, senza crogiolarci in maniera appunto vittimistica nella sofferenza, ma imparando a farci attraversare da esso. Solo così si potrà mischiare ai nostri sorrisi. La lucida analisi del peccato, altro tema stupendo, su quante forme di peccato conosciamo. Per concludere che l'unico peccato mortale vero è quello di rinunciare alla felicità. E il piacere non è mai peccato. Il vero peccato è instillare nella mente di qualcuno
che il piacere possa essere peccato. E infine, niente, concludo come. Un bel testo denso, intriso di tanta umanità, che nonostante contenga e descriva le molte dolenti note di quella tragicommedia che interpretiamo tutti i giorni, che chiamiamo vita, non ci nega mai quel sorriso meraviglioso e irresistibile che chiamiamo speranza. Perché, come scrive lei, la felicità deve dipendere solo da noi stessi e il bene vince sempre il male. Quindi Giovanna Politi, una donna piena di passato e pur senza passato, perché intrisa di un futuro eternamente presente. Grazie.